Ragazzi, io sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi sono qui per approfondire il discorso del concorso per educatori, quindi a quali concorsi possiamo partecipare in qualità di educatori. In qualità di educatori possiamo partecipare al concorso per far parte del personale educativo o del personale di convitti educandati, che quindi è il concorso PP, si chiama proprio in questo modo concorso PP, proprio le due lettere. E come fate per cercare i concorsi? Basta che scrivete su Google concorsi pubblici per educatori e solitamente sono divisi per regione, quindi cercate la vostra regione e potete anche cercare la provincia, quindi quali concorsi sono attivi nella vostra provincia. Sappiate che comunque i concorsi solitamente vengono fatti a settembre oppure luglio-agosto, quindi dovete stare attenti perché c'è una scadenza in cui voi potete partecipare. Oltre a questi concorsi abbiamo la messa a disposizione, la MAD, a cui noi possiamo partecipare. Possiamo partecipare per ricoprire il ruolo di personale ATA o maestre e insegnanti. Che cosa viene fatto nella messa a disposizione? La messa a disposizione, praticamente, come dice la parola stessa, nel momento in cui una maestra è ammalata o per qualche suo motivo personale non può ricoprire tot ore, ovviamente viene chiamato un sostituto, quindi un supplente. Con la MAD cercano solitamente studenti di scienze della formazione primaria o laureati in scienze della formazione primaria. Solamente dopo che avranno scartato quelli laureati o gli studenti di scienze della formazione primaria andranno a chiamare gli altri in ordine ovviamente di priorità. Quindi prima la laurea magistrale 85, poi la laurea triennale 19, poi la laurea sanitaria ST2, eccetera, eccetera. Il concorso più adatto per gli educatori è quello di ricoprire il ruolo di personale educativo. Per diventare personale educativo però dovete fare i 24 CFU. I 24 CFU sono praticamente degli esami in determinate materie in base a ovviamente il ruolo che andrete a ricoprire. E ovviamente tutte queste informazioni valgono per quest'anno, fino a quest'anno. Poi settembre 2021, quindi adesso, dovrebbe esserci esistere un nuovo concorso pubblico proprio per gli educatori, quindi non per personale educativo o insegnanti, ma proprio per il ruolo di educatore all'interno delle scuole. Perché come sapete, o se non lo sapete ve lo dico io, gli educatori adesso non sono ancora tutelati da una legge apposita, quindi diciamo che siamo assunti attraverso le cooperative o le associazioni all'interno della scuola. Da adesso, in teoria, dovrebbero esserci l'educatore di plesso, quindi ogni plesso deve avere il suo educatore, ogni scuola il suo educatore. Speriamo che ci sia questo nuovo concorso nel 2021 e anche poi nel 2022 e a seguito i prossimi anni. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia risultato utile. Se è così, lasciate un like, un commentino per ulteriori dubbi e non dimenticatevi di attivare la campanellina in modo tale che vi arrivi la notifica ogni volta che uscirà il mio nuovo video. Ciao!